Nelle ultime 2 decadi la presenza di scuole Montessori negli Stati Uniti è aumentata esponenzialmente. Con più di 3.000 scuole sparse in tutto il territorio, sembra quasi che Montessori abbia raggiunto il successo che forse aveva sperato di ottenere più di 100 anni fa, quando si era recata per la prima volta in questa nazione. A mio avviso, per meglio capire la diffusione di Montessori oggi, è importante rileggere e riconsiderare la storiografia relativa alla sua prima visita negli Stati Uniti. Montessori intraprese il suo primo viaggio in questa nazione nel 1913. Il suo arrivo fu preceduto da un vero e proprio battage pubblicitario. La rivista divulgativa McClure's Magazine aveva infatti pubblicato una serie di articoli che descrivevano il metodo e descrivevano anche i risultati ottenuti dai bambini delle scuole del Pincio e di San Lorenzo. Particolare attenzione era data all'idea di sviluppo in libertà. Il concetto di libertà era ed è tuttora negli Stati Uniti uno dei principi fondativi per la nozione di cittadinanza, sia individuale che collettiva. Montessori probabilmente intuì l'appeal di questa nozione, di questo concetto, tanto che inserì nella edizione americana, nell'edizione anglofona del metodo, che uscì nel 1912 negli Stati Uniti, un capitolo intitolato Disciplina alla libertà. L'immediato entusiasmo manifestato dal pubblico americano confermò, almeno inizialmente, questa sua intuizione. Se la prima visita di Montessori risale al 1913, la prima scuola Montessori è stata inaugurata nel 1911 nella città di Tarrytown, grazie al supporto del magnate Frank Vanderlip, il presidente della National Bank of New York, uno degli istituti finanziari più importanti del paese. La scuola era ovviamente molto diversa dalle scuole dove era nato il metodo, la scuola dove era nato il metodo dei bambini, la casa dei bambini. Era infatti una scuola privata e serviva all'elite finanziaria della zona del fiume Hudson e quindi anche della città di New York. Per quanto riguarda le prime visite, la storiografia si sofferma spesso su questa calorosa accoglienza che Montessori ricevette negli Stati Uniti e sull'appoggio di personalità di spicco della cultura statunitense. Si parla appunto di questo tour di conferenze del Nord-Est, del fatto che la sua presentazione a Carnegie Hall, una delle sale concerti e sale conferenze più importanti della città di New York, e che in questa occasione lei fu presentata dal filosofo John Dewey. Si parla dell'appoggio della famiglia di Alexander Graham Bell, della figlia del presidente Woodrow Wilson, Margaret Wilson, e si parla anche dell'incontro con il segretario dell'educazione Philander Paxton. Viene quindi da chiedersi se questo successo, almeno questo successo iniziale di Montessori negli Stati Uniti, fosse legato alla promozione del metodo da parte di queste personalità di spicco e se, per gli statunitensi, la metodologia dell'educatrice italiana non fosse solo applicabile alle famiglie di classe medio-alta. È interessante però notare che l'anno in cui Montessori si recò negli Stati Uniti coincide anche con il picco dell'emigrazione italiana in questa nazione e con il diffondersi di immagini discriminatorie nei confronti degli italiani. Si parla appunto del 1913. Il rapporto Dilligan, stilato dalla United States Immigration Commission nel 1911, sottolineava infatti, e cito, che certi tipi di criminalità sono specifici della razza italiana. E i crimini di violenza, le rapine, i ricatti e le estorsioni sono peculiari del carattere dell'italiano. Viene quindi da chiedersi se in questo momento Montessori si interessasse o meno dell'educazione di questi bambini, dei figli dei recenti immigrati. Montessori lo fece entrando in contatto con l'educatore italo-americano Angelo Patri. Da poco laureatosi alla New York University, insoddisfatto dei metodi pedagogici che aveva studiato durante il suo corso di laurea, si iscrisse al tempio dell'educazione progressista statunitense, il Teachers College di Columbia University, dove lo stesso John Dewey, dal 1904 al 1930, fu docente universitario. Patri è molto conosciuto per testi legati appunto alla sua attività di school principal, di dirigente scolastico, ma anche di insegnante, primo fra tutti è The Schoolmaster in the Great City, ma anche per la letteratura per l'infanzia. Montessori visitò la scuola pubblica 45, PS 45, nel Bronx, dove era dirigente scolastico nel 1915, e Patri rispose con entusiasmo agli incoraggiamenti di Montessori, in particolare scrisse nei propri appunti che voleva rimpiazzare il principio della disciplina con quello dell'osservazione, dicendo «We need to replace the God of discipline with that of watchfulness». Dal canto suo, Montessori rispose a Patri, cito: «Stai preparando questi bambini ad affrontare la realtà della vita democratica. La sicurezza della democrazia dipende dall'intelligenza e dall'indipendenza degli elettori.
L'intelligenza si sviluppa solamente permettendo ai giovani di fronteggiare i veri problemi della vita. Qui siamo nel 1915. Il dibattito se il metodo Montessori, o almeno parti del metodo Montessori, fossero applicabili al sistema pubblico statunitense continuerà fino al 1917, anno dell'entrata in guerra degli Stati Uniti. E in questo momento, che appunto segna il primo scemare dell'interesse nei confronti dell'educatrice italiana, si hanno negli Stati Uniti circa 100 scuole Montessori. I numeri oggi sono drasticamente cambiati. Il nome di Montessori infatti è diventato ormai un marchio riconosciuto in tutto il paese. La fama raggiunta dall'educatrice italiana non si limita né alle scuole che ne adottano il metodo né tantomeno al dibattito tra pedagogisti. Ad una scarsa conoscenza dell'origine del metodo della sua ideatrice si accompagna infatti una vera e propria popolarizzazione del nome Montessori, che è diventato sinonimo di intraprendenza, anticonformismo e creatività. Negli ultimi anni alcune riviste divulgative e alcuni quotidiani hanno infatti riportato come gli innovatori più in vista della società statunitense abbiano infatti frequentato scuole Montessori e come molti di loro attribuiscano specificamente a Montessori, appunto al metodo Montessori, il loro successo, in particolare appunto al fatto che il bambino nelle scuole Montessori può seguire le proprie naturali predisposizioni. In particolare qui mi riferisco, per farvi un esempio, a Sergey Brin, l'ideatore di Google, e al creatore di Amazon, Jeff Bezos, e anche appunto attuale CEO. Se la figura di Montessori, appunto, se il nome, il marchio Montessori è abbastanza diffuso, in realtà la storiografia sulla vita, il personaggio complesso di Montessori è in realtà ancora molto scarsa. Ma negli Stati Uniti vi sono molte ricerche scientifiche, molti progetti scientifici finanziati sia da istituzioni private che da istituzioni pubbliche, che in realtà stanno diffondendo dati molto importanti proprio appunto sulla efficacia del metodo Montessori. Per darvi due esempi, i primi sono appunto una serie di studi di grande successo da parte di Angeline Lillard, della studiosa Angeline Lillard e del suo team della Virginia University, che hanno condotto molti studi longitudinali sul superamento dei gap di genere ed economici da parte di bambini che seguono scuole Montessori, a differenza di quelli che invece seguono scuole comuni, dove appunto l'insegnante è ancora al centro del processo di insegnamento. Un altro studio molto interessante è quello della direttrice del Dipartimento di Education di Yale University, Mira Debs, che lavora sull'effettiva possibilità di accedere a scuole pubbliche Montessori da parte di famiglie di colore. Questo quindi ci riporta alla domanda iniziale: quali tipi di scuole Montessori ci sono negli Stati Uniti e per chi vengono pensate? Chi sponsorizza il metodo Montessori negli Stati Uniti? Se appunto volete approfondire questo studio, uno strumento molto interessante è il Montessori Census, il censimento Montessori che troverete online, dove è possibile vedere quante scuole Montessori, quando si sono aperte e dove sono. Le scuole sono circa 2800, di cui 500 pubbliche e 2200 e qualcosa private, sono soprattutto nelle coste, lungo appunto le metropoli delle coste, ma possiamo vedere appunto da questo censimento che in realtà si stanno diffondendo in tutto il paese. La crescita di scuole Montessori a partire dal 2000 ad oggi è stata, a mio avviso, spinta, promossa, alimentata dalle numerose associazioni che appunto si occupano della promozione di Montessori in questo paese. Quindi AMS, AMI USA, NAMTA, sarebbe la North American Montessori Teachers Association, la National Organization for Montessori in the Public Sector e molte altre che appunto si sono occupate finora di diffondere e di promuovere studi sull'applicazione del metodo Montessori, soprattutto per quanto riguarda il suo utilizzo nelle scuole pubbliche. Abbiamo parlato prima di personalità di spicco, sono ritornate appunto queste personalità di spicco che favoriscono il metodo Montessori anche nelle ultime due decadi. L'esempio più significativo è sicuramente quello di Jeff Bezos, di cui abbiamo parlato prima, il quale ha donato 2 miliardi di dollari nel settembre del 2018 per aprire scuole Montessori pubbliche nei quartieri, appunto in vari quartieri, vari distretti scolastici della nazione, dove appunto vivono famiglie svantaggiate. Siamo quindi ritornati al messaggio originario di Montessori, a quello di San Lorenzo, e sono quindi le scuole Montessori che si stanno diffondendo, sono scuole pubbliche? Sicuramente dovremo aspettare la fine della pandemia per vedere i risultati di queste grandi opere di incentivazione del metodo Montessori. Grazie.